Si terranno domani mattina alle 10 al Duomo di Salerno i funerali del deputato salernitano Enzo Fasano, che si è spento ieri all'età di 71 anni dopo un periodo di malattia. Accolto già nel pomeriggio di oggi nella camera ardente allestita presso l'ex sede di Via Roma di Alleanza Nazionale, il partito nel quale era approdato dopo un primo periodo di militanza nel Movimento Sociale, per poi arrivare tra le file di Forza Italia, nel quale era diventato coordinatore provinciale. Fasano è stato consigliere regionale campano, assessore al turismo di Alleanza Nazionale, poi anche senatore e deputato, e sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Va via un pezzo della storia della destra salernitana, ha detto Edmondo Cirielli, ricordando che fu proprio Fasano 30 anni fa a lanciarlo in politica ed anche le tante battaglie da avversari. Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Fasano, politico di grande umanità e lealtà che ha sempre trasmesso e condiviso i valori del rispetto e dell'amicizia, uniti al grande impegno e alla passione per la politica. Passione e lealtà sono i termini utilizzati anche dal ministro per il Sud, Mara Carfagna. Addio Enzo, sei stato un grande amico ed un esempio per tutti, ha detto la ministra salernitana. La sua scomparsa ha avuto conseguenze anche sul quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, che si abbassa di un voto perché, come ha spiegato il costituzionalista Stefano Ceccanti, per sostituire il deputato scomparso si deve riunire la Giunta, proclamando il primo dei non eletti nella parte proporzionale, ovvero Rossella Sessa, e poi ci vuole una riunione breve dell'Aula Camera per darne comunicazione. Facile immaginare dunque che si slitterà alla seconda. Oggi, come ha ricordato il deputato Gigi Casciello, avrebbero dovuto partire insieme per partecipare alle elezioni del Presidente della Repubblica. Oggi saremmo dovuti partire insieme per Roma, io e Enzo Fasano, come abbiamo fatto tante volte in questi anni per raggiungere la Camera dei Deputati. E invece Enzo non ce l'ha fatta. Il nostro ultimo saluto è giovedì sera. Avevo capito che la situazione fosse drammatica, fosse ormai quasi ad un passo dalla tragedia, dalla vita di un uomo, ma non credevo che il tutto accadesse così in fretta. Con Enzo Fasano se ne va non solo un grande amico, ma anche un testimone, un protagonista vero della politica salernitana, della politica regionale. È stato assessore regionale al lavoro, è stato consigliere comunale a Salerno, è stato protagonista del vecchio Movimento Sociale, poi con il PDL, prima ancora con Alleanza Nazionale. Quante cose ha fatto Enzo, poi con Forza Italia, e a me mancherà non solo una guida, non solo il conforto del consiglio giusto, del momento anche amicale e piacevole la sera con altri amici. Mi mancherà un fratello, il fratello maggiore che non ho avuto e che con Enzo avevo trovato, nonostante anche le tante volte con le quali discutevamo e avevamo visioni diverse, ma alla fine trovavamo sempre il modo di ritrovarci, magari con l'ultima telefonata della sera o con la prima telefonata del mattino. Ed è ora di tutto questo. Io e tanti altri dovremmo fare a meno. Ciao Enzo.